ringraziare per la presenza. So che è un giorno, questo del 19 agosto, non felicissimo, però è l'anniversario della morte. Quasi nessuno in Calabria sa che qui c'è un monumento, perché qui venne, a fine degli anni 40, venne De Gasperi da Presidente del Consiglio. Lui è morto il 19 agosto 54. Fine anni 40 lui venne qui da Presidente del Consiglio, visitò questa terra, l'altopiano Silano, ne rimase sconvolto. Ne rimase sconvolto perché trovò una situazione di profondo degrado. Si viveva quasi, come dire, le cronache dell'epoca ricordano di una regione quasi in fase arcaica, preistorica. Non c'era luce, non c'erano strade, non c'era acqua, non c'era nulla. Si viveva in condizioni di estrema povertà, senza case. Uomini e animali convivevano praticamente in questi centri, in questi villaggi. Io ringrazio il sindaco di Cropalati che ha voluto essere qui, poi dirà qualcosa pure lui, gli amici di Castrovilla, Armando Garofalo, segretario circo, Antonio Cosentino di Lattarico, la testimonianza di persone che hanno scritto, che oggi non possono esserci, al presidente della giunta provinciale, al capogruppo Principe, ma anche perché credo che sia giusto, perché De Gasperi appartiene a tutto il paese. De Gasperi non è una figura politica intesa, figura che si riconosca in un partito o in una coalizione. De Gasperi è il più grande statista repubblicano del nostro paese. Dicevo che lui venne proprio qui e trovò questa situazione di profondissimo degrado, e qui nacque le sue idee, che furono rivoluzionarie, le sue riforme. Una si chiama proprio legge Sila, che è del 12 maggio del 50. Che cosa fa questa cosiddetta legge Sila? Mette in atto la più grande riforma fondiaria che l'Italia abbia mai avuto. Lo diceva Don Rosario, che ringrazio anche delle parole che ha detto. Praticamente lui fa espropriare il governo. Siamo che è stata un'azione di governo importante, ci aveva lavorato Fausto Gullo, poi ministro dell'agricoltura in quel momento fu Antonio Segni, che poi sarebbe diventato capo dello Stato, e venne espropriato praticamente circa il 30% delle superfici agrarie e forestali del paese, 800.000 ettari espropriati, 650.000 nel solo mezzogiorno e in Calabria, un'opera gigantesca. Questa fu una rivoluzione, perché i contadini vivevano in condizioni di miseria, le proprietà erano nelle mani di pochissime persone, e loro fecero una pressione fortissima perché questa riforma non si fece. Costò qualcosa come 14 sedute alla Camera e 6 al Senato, un dibattito accesissimo tra le forze un po' conservatrici, diciamo, che non la volevano. Venne sostenuta fortemente da due sacerdoti, da Don Luigi Sturzo, che era presidente dell'Assemblea Nazionale della DC, e da Don Luigi Nicoletti di San Giovanni in Fiore, che fu segretario, era del Partito Popolare, poi primo segretario provinciale della DC, un cattolico impegnatissimo in prima linea, un uomo coltissimo, battagliero, uomo politico. Sostennero questa clamorosa riforma che praticamente realizzò una giustizia sociale che era di grandissima rilievo, ed era anche è stata un'azione di costruzione dal basso della democrazia. Senza queste riforme la democrazia nel nostro paese probabilmente non sarebbe mai potuta affermarsi. Quindi De Gasperi venne qui in Sila, venne a San Giovanni in Fiore, da qui nacque la legge Sila, la prima riforma quindi fondiaria, e ai contadini vennero consegnate le terre. Una seconda riforma che fece in quegli stessi mesi, e lui tornò dal viaggio in Calabria profondamente, profondamente sconvolto. L'altra riforma è la cosiddetta piano casa, il piano INA casa, che noi per anni abbiamo ricordato l'INA casa, nasce proprio a fine anni 49, fine anni 49-50. Cosa aveva visto De Gasperi e la loro classe dirigente? Che le condizioni, ancora una volta nel mezzogiorno, le condizioni abitative erano drammatiche, la gente viveva nei catuoli, dicevano noi, nei bassi, con l'asino vicino, in condizioni di promiscuità eccessiva, decine di persone in uno stesso, chiamiamolo appartamento, una stanza, no? una
stanza, povera, senza luce, senza acqua, qui nasce Lina Casa e vennero investite con questa legge qualcosa come 334 miliardi di lire nel 50. 334 miliardi, una somma gigantesca in un momento di grande povertà. E questa, anche questa porta alla firma di De Gasperi insieme ad un altro, quindi vennero costruiti decine, centinaia di migliaia di alloggi popolari, San Giovanni in Fiore come tanti altri paesi delle piccoli grandi centri della Calabria piena di alloggi popolari che hanno risollevato le famiglie dal degrado e dalla povertà estrema, no? Cominciano ad avere abitare in una casa, arrivò l'energia elettrica, vennero realizzate le strade, energie elettriche, opere pubbliche che poi vennero finanziate con un'altra idea di De Gasperi, dire di che portata, di che uomo noi ci troviamo, stiamo parlando stamattina. Venne realizzata, in quell'anno fondata la Cassa per il Mezzogiorno. Anche quella nasce nel 52, la Cassa per il Mezzogiorno investì nel sud centinaia di miliardi per portare l'acqua nelle case, per realizzare le strade, per realizzare i mezzi di comunicazione, per consentire la comunicazione tra i paesi, perché non c'era nulla, c'erano strade in terra battuta. Allora, queste grandi riforme che consentirono al paese di uscire, il paese usciva distrutto da una guerra, in condizione di estrema povertà, di uscire quindi da una condizione quasi preistorica, di affacciarsi alla modernità. Dopo queste riforme il paese comincia a crescere, si sviluppa, nasce il boom economico negli anni 60, diventa poi negli anni 70 la quarta, quinta potenza mondiale, la potenza economica e industriale del mondo. Due o tre riflessioni sulla figura di De Gasperi. Lui intuì, fece delle scelte che insomma cambiarono il destino di questo nostro paese, fece la scelta dell'Europa, non era semplice, lì nacquero quello che è il seme della moderna Europa, l'Europa che si faceva la guerra, cioè i paesi europei si facevano la guerra. Allora De Gasperi insieme ad altri uomini di statura mondiale, tedeschi, francesi, gettarono le basi per costruire quindi la scelta europeista, che dopo un decennio avrebbe poi portato alla nascita del primo mercato europeo, allora era dell'acciaio, poi divenne il mercato comune, poi a 12, poi a 24, oggi quelli che siamo. Quindi l'altra scelta fondamentale che costò un paese laceratissimo, diviso, è la scelta atlantica, cioè lui sceglie gli Stati Uniti in un momento in cui il mondo era diviso in due blocchi, divisi, contrapposti, sembrava che la terza guerra mondiale stesse per scoppiare da un giorno all'altro. Questi paesi, noi eravamo in una zona, voglio dire, dove era complicatissimo fare una scelta che fece De Gasperi, una scelta atlantica. Era molto più semplice, voglio dire, la scelta sovietica, perché eravamo anche a due passi dell'Europa dell'Est. Lui fa una scelta coraggiosissima, che poi tutte le altre forze politiche col passare degli anni condivisero, e anche questo salvò il paese. De Gasperi, un uomo severo, austero, un politico di professione, come lo definisse lui, nel senso che la politica è una missione, una chiamata, e la viveva in questo senso, con grande rigore morale, grande severità, grande austerità. Morì povero, non aveva nulla, da Presidente del Consiglio. Si scontrò duramente anche con la Chiesa, lo ricordava Don Rosario, uno scontro forte, ma non con la Chiesa intesa come fede, come ideale, perché lui era cattolicissimo, tanto più che la Chiesa, la sua diocesi, ha avviato un processo di beatificazione, no? Quindi, si scontrò duramente con Pio XII, con la segreteria di Stato Vaticano, su una scelta di linea politica, cioè se allearsi con le forze conservatrici di destra e neofasciste o se allearsi con la sinistra. Lui scelse di allearsi con la sinistra del Comune di Roma e poi man mano anche a livello nazionale nacque il centrosinistra. Quindi anche qui un uomo di grande coraggio. Oggi, in un momento in cui è così vuoto il panorama politico mondiale di leader, è così vuoto di personalità vere che siano in grado di fare scelte coraggiose, di togliere l'Europa e il nostro paese dal declino in cui noi ci siamo avviati, ricordare un uomo così straordinario come Alcide De Gasperi credo che sia un dovere per noi tutti, anche perché lo dobbiamo portare ad esempio di un uomo di straordinario valore, di un uomo politico rigoroso, di un uomo politico che ha fatto grande il nostro paese. Grazie. La parola a Fabrizio.